parte il Calabria Sona, il circuito di festival nella regione Calabria. Partenza dunque con il vento in poppa, visto il successo di pubblico accorso numeroso ieri sera sul lungomare di Locri. Trasmesso poi dalla nostra emittente in diretta TV per quasi 4 ore di grande spettacolo. Ancora protagonista la musica popolare, che a queste latitudini non sembra conoscere crisi. Almeno 6.000 persone accorse nella splendida cornice del parco giochi locrese. Ci è sembrato di rivivere il tempio di Marasà, dove sbocciò Fiori di Ciumari. La marea umana in riva allo Ionio dal palco non sembra avere confini, è il quadro continuo che ci consegna il nostro braccio mobile a cui si mostrano festosi i tarantati. Diretta TV che si riappropria di un fenomeno nato qui nella terra dei Gelsomini, dove oggi sono convenuti da ogni dove, nonostante domenica e quindi domani lavorativo. Amacorà per cominciare, assaggio di musicalità serresi per questa giovane band che ha da pochi giorni mosso i primi passi discografici con l'incisione del loro primo CD, Sogno. Sogno che in qualche modo si avvera, i primi ad affrontare la scena con grande naturalezza, immersi di già nel mondo musicale nostrano. 3 pezzi per loro, tutti ad un fiato, per raccontarci della terra calcata da San Bruno. Poi Taran Quartet, il gruppo più longevo in zona, e dal cuore terzinato tipico gioiosano, qual è il loro leader Giorgio Seminara. 3 perle anche per loro, tirate fuori dal loro lavoro discografico, Sonata a Culuri, e l'inno al santo protettore di Gioiosa, San Rocco, al quale si ispirano numerose canzoni e ballate popolari. Gioia Popolare rompe in scena con la freschezza del loro repertorio giovanile, ritmi frizzanti per una serata da incorniciare, una sapiente miscela esplosiva nata dalla verve del loro direttore artistico Peppe Lucà. 1, 2, 3, scivola via in un baleno anche il loro spazio e platea accesa e traboccante per l'attesa ormai crescente per Cavallaro e Company. Ma prima Marinella Rodà, figlia del compianto Totò, cantautore e ricercatore eccelso, scomparso anni fa. Come dire, tutto suo padre ed anche di più. Voce possente, amabile, a tratti folk e poi jazz, insomma, tutto l'abbraccio vocale popolare. Estasiante quando regala al pubblico Mi voto e mi rivoto della Balestreri. Massimo Cusate e il resto della band accompagnano la Rodà in una performance di straordinario effetto. Ed adesso il momento toccante della serata. Non poteva mancare il saluto al piccolo grande Walter dell'Isarusa. Comincia Mimmo Cavallaro intonando Aquila Bella per richiamare le ali spezzate prematuramente di Walter. A Mimmo si accodano tutti gli altri. Il giusto semplice pensiero all'amico che non c'è più. Battendo in paradiso o i culi santi Aquila chi d'argento tu porti la vita ti scrusci nulli pinni o quando voli. Grazie. Il tempo di risistemare il palco per poi riabbracciare i Taran Project, quelli di sempre. I megaliti di Ciano e gli strigoni soffiano un vento festoso che pian piano risucchia il popolo della Taranta libero di intonare una dietro l'altra le perle che Mimmo, Cosimo e Giovanna regalano. Di una serata così Locri e la Locride ne avevano davvero bisogno. Per gli organizzatori dell'evento, l'amministrazione di Locri, CNI, FM20 e la nostra TV, ancora una scommessa vinta. Triangolo di luna, triangolo di cielo.